Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Oggi finiremo per davvero il primo storico arco di Yu-Gi-Oh!, la prima saga leggendaria. Mancano solo tre duelli, uno più importante e magari anche più difficile dell'altro. Non ho fatto gli incontri invertiti della scorsa volta, ma li recupererò. Insomma, il gioco lo voglio fare al 100%, è chiaro. Quindi cominciamo con i guardiani. Yugi e i suoi amici hanno trovato Joy, ma troppo tardi. Ormai la sua anima è stata rubata dall'Oricarcos. Cosa è successo? Non capisci? Joy deve aver sconfitto Valon, ma poi è saltata fuori Mai. È stata lei a fargli questo, ne sono sicuro. È così, ma la colpa di tutto è di una sola persona, e non è difficile capire chi sia. Si nasconde nella sua fortezza mentre altri fanno il lavoro sporco per lui. Ma ora basta! Insomma, bisogna mettere fine a tutto questo. Attenzione, Raphael! Era ora che ti facessi vedere. Non è per te che sono qui, Raphael. Lo conosce. Ma per Darth. Il tuo padrone è così codardo da mandare a te a combattere al suo posto? Non direi. Ma prima di tutto prendi questo. Artiglio di Hermos, la carta di Joy. Quindi, sei stato tu a sconfiggerlo. In realtà Mai, però vabbè, non sanno neanche. Cioè, sa come si chiama, però non sa che è stata Mai a sconfiggere Joy in realtà. È un casotto. Apri gli occhi, non capisci che tuo cosiddetto maestro Darth ti sta solo usando per i suoi sporchi comodi? Se vuoi davvero salvare il mondo, smetti di combattere contro di me e passa dalla mia parte. Non ci sarà nessuna parte una volta che la grande bestia si sarà risvegliata. E va bene allora, duelliamo per liberare i nostri amici. Cioè, miei e di Yugi, capito? Ovviamente qui facciamo a caso, pa! Ho vinto, stranamente. Stavolta inizio per primo, voglio iniziare con lo sprint. Aia, due jack, due re, no, due jack. Sì, sicuramente anche due jack, ma va bene. Allora, se non sbaglio, ci voleva Cavaliere della Regina già in campo. Allora, azzardo giocando la Regina in difesa. E termino il turno. Se sopravvive, al prossimo evochiamo Cavaliere del Re e specialmente anche il jack. Carità graziosa. 1006, aspetta. Ok. Ok, buona così. Buona così. Ottimo. Non potevo chiedere di meglio. Anfora. Un'anforina. Anfore di luce. Dato che non potrei evocare se gioco sipario magico nero, prima evochiamo il cavaliere. Ragazzi, io mi sento proprio che andrà malissimo sta cosa, però voglio provare a farlo. Guarda. Che poi è strano comunque sia il gioco perché io ho evocato, ma non mi fa giocare la carta. E poi dal deck posso evocarlo, quindi perché non me lo fai fare? Scrivi però, non puoi attivare questa carta se hai già evocato. Cioè, vabbè, non importa, non importa. Attacchiamo. Oh, non ha nulla per difendersi. Mamma mia, ragazzi, attacco potente allora. Vai con tutte le forze. Oh yeah! Come ti piacciono le mele, Raphael? Questa è una cheat che non potete capire se non avete mai giocato Beyblade. Il gioco. Il videogioco, non il gioco vero. Che vabbè, se le sprecate, se carità graziose. Vabbè, però. Va male, va molto male. A quanto pare gli piacciono le mele. Altre due carità graziose. Ma scusa. Buttiamo il. Vabbè, io le gioco a sto punto. Vai. Oh, raga. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio, ragazzi. Oh, mio Dio, come mi sento bene. Come mi sento bene. Io scarterei Gardena, ma abbiamo il bandito qui. Non mi dispiacerebbe curi bandito, ma. Abbiamo il teschio che possiamo mandare al cimitero. E poi evocarlo specialmente, ma lei ha questo coso qui. Attiviamo anche l'altra carità. Alla fine ho scartato Curi Bandito. Mamma mia, ancora Curi Bandito. E la ragazzina però. No, non mi serve in questo momento. Oh, allora, ragazzi, qui abbiamo una scelta incredibile tra Giovane Maganera e il Cavaliere del Drago. Accidenti. Poi abbiamo anche Drago Amuleto.
Tanto che provo a fare una cosa. Allora, evoco la maga. Ok? Va bene, mettiamola qui. No, vabbè, in difesa è uguale, è uguale. Qualunque cosa che vada, se va male, va male. Quindi alla fine non mi serve. Ok? Sì, posso farlo. Perfetto. Allora, evocazione speciale della maga. Eccola qua. Vai, vai carissima. Vieni in campo, cara. Eccola qua. Allora, bene. E va qui. Ora. Sì, voglio attivare il suo effetto. Attiva effetto. Mandiamo Gardena. E distruggiamo questa. Ok. Poi. Evoco il teschio evocato, che ricordo essere la mia carta preferita, se non lo sapete. E possiamo attaccare, raga. Ragazzi, è finita. Me la sono giocata bene. Molto facile questo duello. Attenzione, Yugi ora fa il discorsetto serio. Darso ti ha mentito e tu, in un momento di debolezza, hai lasciato che il tuo cuore fosse consumato dalla magia oscura dell'Orichalcos. Ma io sapevo che la tua vera essenza era ancora lì e lottava per liberarsi. E la sola cosa che potevo fare era costringerti ad affrontare l'oscurità. Grazie, hai ragione. Ora ho capito. Tutti quelli a cui ho voltato le spalle sono ancora qui e saranno sempre con me. Ci aspetta il maestro oscuro. Ehi, non mi andava il tasto. Il duello con Darth. Darth! Ti aspettavi qualcun altro? Purtroppo, a causa dell'inettitudine dei miei sottoposti, sono rimasto da solo. Certo che al giorno d'oggi trovare personale qualificato è davvero un problema. Poche chiacchiere. Rivoglio la mia azienda. Ah, davvero? Beh, sai che ti dico? Tutti vogliamo qualcosa. Io, per esempio, voglio le vostre anime. Libera i nostri amici! Temo che non sia possibile. La mia collezione di 10.000 anni è quasi completa. Mi mancano solo le vostre anime e poi la mia belva risorgerà! Accumuli anime da 1.000 anni. Ti rendi conto di quante vite hai distrutto? Milioni! E beh, attenzione. Vuole che sfidiamo con Seto? Ah. Ci sta allora. No, con Yugi. Perché? Ma perché allora ha fatto vedere Seto? Vabbè, lasciamo perdere. Ma per primo lui? Beh, vediamo come va. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora. Potrei ancora farcela, eh. Potrei ancora farcela perché Leggenda del Cuore non è che faccia schifo. Allora, evochiamo il Guardiano Celtico. Ovviamente non è quello il Guardiano Celtico, ma è un altro. Ora, paghiamo 2000 life point, il guerriero e una, due. Ah no, aspetta, una sola posso scegliere? Allora questa. Ah sì, posso bandire. Infatti mi sembrava strano, ma come? Mi fa scegliere solo una? Eccola qua. Allora, scendiamo lui. Attacco. Qui. Lui. Attacco. Qui. Ragazzi, io ora sto godendo proprio al massimo. Ma calma, ma calma. Eccola qua. Ho attivato tutti e tre i loro effetti. E vai così. Uno, due e tre. Bona. Iperfusione. Himaeus, il cavaliere del destino. Potrebbe essere una cazzata, e magari lo è. Ma ragazzi, ragazzi. Tra l'altro, io ora finisco il turno. Se me la distrugge, posso rievocare i cavalieri. Quindi, cavoli suoi. Ah, metti il segnalino. Mettilo, mettilo. Prego. Facci lei. Io vado, eh. Vado. Cos'è? No, no, no. Sì. Attivo l'effetto. Ehi. Ehi.
Cavolo, attivo l'effetto. Una, due e tre. Cavolo. Ah, tutte quante e tre insieme me le fa scegliere. Prima no. Va bene. Comunque sia, è andata benissimo, raga. Se non avessi avuto la carta coperta sarebbe stato uguale il risultato. Avrei potuto comunque evocare loro tre. Quindi, te la pinza a coccia. Sì, e facciamo questa. E no. E no. Oh, allora, possiamo attaccare e andiamo. A one. A two. Ho starnuto, a two, no? E three. E ci siamo, vittoria. Ecco come si vince in un turno a Yu-Gi-Oh! In una maniera splendida. Praticamente lui non mi ha toccato. Bello, eh? Hai perso, Darts. Dopo 10.000 anni il tuo piano è finalmente andato in fumo. Non può essere. Ormai manca troppo poco. Mi serve solo un'ultima anima potente per far risorgere il grande Leviathan dalle profondità della Terra. Troppo tardi. Il duello è finito. Ora libera le anime dei miei amici e di tutti gli altri prigionieri. Grrr, è una tigre, grrr. Darts non è riuscito a catturare l'anima di Yami Yugi, ma ha fuso la propria con quella di Leviathan per risvegliare la belva. Sostenuto dai suoi amici, Yugi ha recuperato le carte di divinità egizie che gli erano state rubate e ha sconfitto Darts e il suo Leviathan una volta per tutte. Pare che le divinità ce l'abbiano fatta. Lo so, questo dal nulla ritorna. È davvero finita? Sì, ora siamo al sicuro. Torniamocene a casa, ragazzi. Molto bello, molto bello. Ragazzi, ci siamo. Il duello finale. Beh, Yugi contro il faraone. Andiamo. Dopo aver salvato il mondo, c'era un'ultima cosa che il faraone doveva fare: passare all'aldilà. Guidati da Marik, Shizu e Odion, il gruppo andò in un sacro tempio sotterraneo che ospitava e portava all'aldilà. Per aprire la porta, il faraone dovette sigillare le carte divinità egizie e i sette oggetti del millennio ed eseguire un duello finale. Un duello rituale contro Yugi. Il duello avrebbe stabilito se Yugi potesse cavarsela da solo, senza l'aiuto del faraone. Questa è la prima volta nella mia vita che spero nella vittoria del mio avversario. Per testare veramente la nostra potenza e per separarci, devo combattere con tutta la mia forza. Faraone, ora che hai lasciato il puzzle del millennio non posso più sentire i tuoi pensieri, ma in qualche modo so ancora che cosa stai pensando. E sono d'accordo con te. Mi hai insegnato che bisogna mettere cuore nel deck, che bisogna duellare con passione. È esattamente quello che farò. Ragazzi, ultimo duello. Ah, devo decidere? A caso, primo. Va bene. Ah, abbiamo Marshmallow. Ragazzi, sì. Mettiamo la coperta subitissimo. L'ho giocata tantissimo questa nella vita vera. Allora, a livello superiore sarebbe fantastica. Metto cerca anime coperta per fare una piccola bait all'avversario. Vediamo se abbocca. Non si sa mai, potrebbe usare un tifone o un tornado di polvere. Insomma, tante cose. Eccolo, eccolo, ha attaccato e si prende 1000 danni perché ha l'effetto di Marshmallow. Tre carte coperte e la peppa. Non mi dire che ha Gaia il Cavaliere Oscuro perché se ha quella carta è tremenda. Mettiamo il golem blocco coperto. Se riesco a evocare Gandora, sono cavoli per lui se riesco a evocare Gandora. Tanto Marshmallow non può essere distrutto. Attenzione perché evoca, Non evoca, non evoca! No! Lo fa adesso, ma non può attaccare comunque. Non può comunque attaccare, ragazzi. Se evoco Gandora è finita per lui, Se evoco Gandora è finita per Yugi. Questa mi piacerebbe però evocarla. No, devo evocare Gandora. Sì. Uno e due. Vai. Ora si attiva il suo effetto. 3, 6, 9, 12, 15. Ok. Non è tanto, ma almeno ho ripulito il terreno. Nel caso me la distrugge, posso evocare il mago silente livello 8. Va bene, va bene. Non importa, al prossimo turno posso evocare il mago silente livello 8. Sì, va bene, evoca il mago nero. Va bene. Perfetto. Perfetto. Ah, non mi ricordavo questo effetto della end phase. Va bene, non importa.
Oh no, un piccolo mago, cosa potrà mai fare? È di livello molto basso. Livello superiore. Inoltre, questa carta è immune agli effetti delle carte magie del mio avversario. Quindi, bye bye, mago nero di Yugi. Mago silente. Wattapon, che faceva Wattapon? Ah, inutile. Oh, pare che io abbia vinto. Ok, attacchiamo allora. E finisce così, con 9 turni. Oh, va bene. Complimenti, ben fatto. Yugi, hai ottenuto una grande vittoria per noi due. Mi sono concentrato così tanto che ho dimenticato il vero significato di questa vittoria. Sconfiggendoti, mi sono separato da te per sempre. No, hai aperto la porta per me. Grazie a te il mio spirito può finalmente riposare, ancora una volta. Tornerò dove appartengo. Il destino ci ha uniti per una ragione. Abbiamo esaurito il nostro destino. Abbiamo protetto l'umanità dal ritorno dei giochi delle ombre e siamo entrambi cresciuti enormemente lungo la strada. Mi mancherai. Ti rendi conto che non saremo mai veramente separati? Abbiamo condiviso il dono della bontà e il coraggio. Queste virtù rimarranno sempre con noi. Saremo uniti per sempre. Il duello rituale risvegliò l'occhio di Yuuzhan, il custode della porta del mondo degli spiriti. Così lo spirito del faraone, dopo essere stato intrappolato nel puzzle del millennio per 5.000 anni, fu finalmente libero. È arrivato il momento. Proclama il tuo nome all'occhio di Yuuzhan. Io sono il figlio del re Aknamkanon. Il mio nome è Atem. E finisce in questa maniera la storica prima saga di Yu-Gi-Oh! Beh, ragazzi, insieme alla prima saga termina anche questo episodio. Nel prossimo procederemo con Yu-Gi-Oh! GX. Oh, anche qui, ragazzi, ce ne saranno delle belle. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!